Ciao ragazzi, un paio di giorni fa mi è morto l'iPhone dopo credo 4 anni che ce l'ho, diciamo la batteria partita, e allora ho optato per acquistare su internet una batteria sostitutiva perché non mandava di cambiare il cellulare. L'iPhone mi sembra un cellulare molto affidabile, molti potranno essere d'accordo e altri no. Allora ho acquistato la batteria da un sito internet. E la spedizione è partita dalla Germania, che sarebbe stata portata a termine tramite, chiaramente, prima aereo, visto che io vivo in Polonia, e poi tramite Corriere Espresso, e avrebbe impiegato appunto una settimana. Io dico, sembra un'attesa un po' lunga quando viene effettuata una spedizione tramite Corriere Espresso, ma mi accontento, va bene lo stesso. Prezzo ottimo, costo per la spedizione dalla Germania ottimo, incredibile, però anche incredibile il fatto che sono passati 2 giorni dall'acquisto, non 7 giorni. E ora apro davanti a voi il pacco e vediamo un po' se c'è la batteria, perché ho qualche dubbio, lo ammetto, sono 120 grammi il peso, dice sulla scatola, ma diamo un'occhiata. Ho già tagliato lo scotch con le forbici per rendere più veloce l'operazione. E vediamo. Qua c'è il documento di trasporto, la bolla. Scatola che credo possa contenere quello che appunto mi aspettavo. Vediamo. Oh, Liberation Kit. C'è un kit con delle viti di ricambio nel caso in cui le altre si possano danneggiare durante l'apertura del telefonino. Batteria. Due tipi di cacciaviti, perché alcuni iPhone sono stati assemblati con diversi tipi di vite. Questo piccolo attrezzino di plastica che serve probabilmente per agire con più comodità nello spostare i connettori elettrici della batteria. Diamo un'occhiata al resto della scatola. Cartaccia. Sorpresina. I tedeschi, oltre a vergognarsi per l'attesa lunghissima di 2 giorni per la consegna invece dei 7 che mi avevano detto forse anche un po' per sorprendermi, hanno allegato una bustina di caramelline gommose della Haribo. Ora mi dite, se questo genere di cultura, gentilezza, affidabilità, velocità e attendibilità è presente nel nostro paese. Dobbiamo imparare un bel po' da certi popoli. Chiaro, è un oggetto che vale pochi centesimi di euro, ma è comunque un gesto molto apprezzato, no? E va bene, ora proviamo a cambiare la batteria, che è quello che importa veramente. Ciao ragazzi!